Questa puntata è dedicata ai grandi yacht, a quelli che raramente si vedono e dei quali alle volte è persino difficile avere delle foto degli interni. Sono il desiderio di pochi fortunati armatori, sono l'espressione della fantasia, della creatività dei loro designer, ma sono soprattutto il frutto dell'opera di centinaia, alle volte di migliaia di lavoratori che con le loro capacità, con la loro abilità, sono stati in grado di creare dei veri capolavori. Costruire una magnifica residenza sulla terraferma è un'opera complessa ma possibile. Immaginate ora però di farla navigare, di muoverla sull'acqua, di permetterle di affrontare anche delle situazioni meteorologiche e marine difficili. Ecco, questo è un lavoro davvero ciclopico, difficile da realizzare. Conosceremo 5 meraviglie. 5 grandi yacht oltre i 40 metri di lunghezza. Sono Cloud9, Atlante, Navetta 42, Majesty 140 e Latona. Avete notato? Per qualcuna di queste costruzioni ho indicato il loro nome, per altre invece il modello. In realtà il nome di queste barche spesso le accompagna per tutta la loro vita. Altre volte invece, infrangendo una regola secolare, vengono ribattezzate, come per esempio nel caso di Cloud9, che oggi si chiama Odyssey II. Eppure Cloud9 era un bellissimo nome, è un'espressione anglosassone che equivale alla nostra italiana settimo cielo, insomma qualcosa di stupendo, di paradisiaco, e in effetti lo è. Questa nave è lunga 74 metri, lo scafo è di acciaio e la sovrastruttura di alluminio. Ha 5 ponti più un sottoponte. Il suo armatore l'ha utilizzata a lungo con la famiglia proprio come residenza, gestendo da qui anche i suoi affari, i suoi meeting, il suo business. Zuccon International Project ha tracciato le linee esterne e Winch Design si è occupato del decor degli interni. Barges, una società di servizi altamente professionale, ha supervisionato tutte le fasi della costruzione, realizzata da un cantiere italiano, CRN di Ancona. Il mobilio che hanno prodotto, se venisse raggruppato, occuperebbe un'area di 1000 metri quadrati. Questi yacht sono un po' come i castelli che si facevano costruire i re. Per avere un'idea del lusso, pensate che su Cloud9 l'equipaggio è formato da 22 persone, tutte al servizio di una sola famiglia o al massimo di 16 persone ospiti. Ci sono infatti 7 cabine più la suite armatoriale. Ha un'autonomia di 6.000 miglia a 12 nodi e questo significa che può attraversare gli oceani. Con due motori Caterpillar da 2700 cavalli può raggiungere una velocità massima di 16,5 nodi e tenere una velocità di crociera di 15 nodi. Quest'anno ha abbandonato il Mediterraneo per fare rotta verso i mari del nord. La prua è così distante dalla poppa che anche quando si è ormeggiati in porto il suo living sembra in mezzo al mare. Sugli yacht spesso ci sono le vasche idromassaggio, qui c'è la piscina. Questi super yacht hanno costi di gestione spaventosi e per sopportarli vengono noleggiati. Potete così fare una crociera con la vostra famiglia al costo di 800, 900, beh, facciamo cifra tonda, 1 milione di euro per una sola settimana. Ogni cabina ha un suo stile, coerente con il resto dell'imbarcazione, ma diverso in ciascuna suite. Le pareti sono in rovere martellato e le finiture in pelle di struzzo. Nei bagni il marmo Calacatta contrasta con il marmo nero imperiale. Il foyer è l'area dove vengono ricevuti gli ospiti che giungono a bordo tramite i tender. Questo è il Beach Club, è un'area di 60 metri quadrati arredata come se fossimo in spiaggia. Beh, non proprio.
Un salone è decorato con dipinti che rappresentano il cielo e le nuvole. Chissà se dopo aver cambiato il nome hanno tolto le nuvole. Bisogna specificare bene dove sarà servito il pranzo perché ci sono tante aree dining, anche all'esterno. E adesso vediamo dove alloggia l'armatore. Per sé e per la sua famiglia ha riservato un'area di 400 metri quadrati. Nel valutare la grandezza di questo appartamento, considerate come sono generalmente gestiti gli spazi a bordo delle barche. Non sono ampi come quelli a casa. Qui però ci si può permettere ogni lusso, anche quello di avere tanto spazio. E guardate la cabina dell'armatore. La vista che si gode da qui è impareggiabile. Un super yacht meraviglioso, segno di opulenza, ma anche dallo stile garbato. Questo è Atlante 55, uno yacht costruito da un cantiere italiano, CRN, che ha una grande esperienza. Pensate che ha costruito per molti anni navi mercantili. Noi vediamo la sua originale bellezza, ma ciò che dobbiamo considerare è quello che più conta, la sostanza, e cioè la solidità della struttura, la possanza dello scafo, che alla fine danno tranquillità di navigare in sicurezza. Il design esterno è opera dello studio di progettazione italiano Nuvolari Lennard. Gli interni sono invece di Gilles et Boissier, una coppia di architetti francesi che hanno arredato molte splendide residenze nel mondo. È molto diverso da altri super yacht perché il suo armatore voleva distinguersi e hanno immaginato per lui qualcosa che non esisteva. Lo scafo è di acciaio, massima robustezza. La sovrastruttura è di alluminio, massima leggerezza. Mettete insieme queste cose e avrete uno yacht anche molto stabile. Un'isola. Ha due ingressi, uno attraverso la beach area e l'altro mediante una lunga scala che porta direttamente al ponte superiore. Sul ponte sole c'è un'enorme vasca con idromassaggio. E un altro intero ponte è dedicato all'armatore che può decidere di abitarlo da solo o condividerlo con qualche ospite, accogliendolo nel salone. Nella cabina armatoriale il lusso viene percepito dal decor e dallo spazio. Pensate che il divano è lungo 7 metri. Per decorare gli interni di questo yacht hanno usato 20 tonnellate di marmo. L'equivalente del peso di uno yacht di 16-17 metri di lunghezza, dell'intero yacht. Sul ponte inferiore si trovano le cabine ospiti. Vi auguro di essere uno di loro perché a disposizione, comprese le aree comuni, avrete 520 metri quadrati. I passeggeri, inclusa la coppia armatoriale, sono al massimo 12, mentre l'equipaggio è composto da 14 persone, sempre presenti. Perché una nave di questa categoria ha bisogno costante di cure, pulizie, deve essere sempre pronta per ricevere persone e per navigare. Il salotto a poppa si trasforma in un cinema o in una discoteca e durante i trasferimenti ospita i due tender da 9 metri e mezzo che vengono varati e alati attraverso due grandi portelloni che si aprono come ali sui fianchi. Atlante è spinto da due motori Caterpillar da 1673 cavalli. Lo scafo è dislocante e raggiunge i 15 nodi e mezzo di velocità. Può tenere un'andatura di crociera di 14 nodi. Consuma 27 litri per miglio alle andature di crociera, non molti di più di quelli che consuma uno yacht di 24 metri. Per fare il giro del mondo bisogna riempire il serbatoio di carburante di 120.000 litri più o meno 9 volte, ma molto dipende dalle rotte e dalla velocità. Attualmente potreste incrociarlo nel Mar Mediterraneo, davanti alla costa toscana. I serbatoi dell'acqua contengono 30.000 litri, ma siccome c'è anche un dissalatore da 800 litri ora, tutte le persone presenti a bordo possono fare 24 docce al giorno, senza problemi di mancanza d'acqua. In sala macchine ci sono tre generatori che producono 436 kW, cioè la potenza che viene di solito impiegata da 50 ville.
Beach Club è il nome che si dà alle aree balneari delle navi da diporto. È un'oasi di relax con solarium, salottino, bar e all'interno qui c'è anche il bagno turco, la palestra, la massage room. Beh, mi pare che per qualcuno il paradiso esista già qui sulla terra, anzi sul mare. Quanto costa? Attualmente solo 40 milioni di euro circa. E beh, cosa volete? È di seconda mano. Navetta 42 è un super yacht di 42 metri di lunghezza. L'ha disegnata lo studio Zuccon International Project con il Comitato Strategico di Prodotto e il Dipartimento Engineering del gruppo Ferretti. La carena è semidislocante con un bulbo prodiero che, come sulle grandi navi commerciali, riduce la resistenza idrodinamica. L'area di prua ha una superficie di 50 metri quadrati. A poppa il beach club sfiora i 30 metri quadrati. Il garage laterale può ospitare un Tender Williams 625, 6,25 m, ed è semi-allagabile con portellone apribile verso l'alto, ma c'è un garage anche a prua per un Tender di 3 metri. Sul ponte di coperta una grande terrazza protetta, da cui ammirare il panorama. Lungo i fianchi vetrate laterali apribili e balconi. Il salone interno è lunghissimo, guardate quanti posti a sedere. Più ristretta la zona pranzo, ma se ci sono più ospiti basta salire sul ponte superiore, dove almeno 10 persone possono sedersi attorno al tavolo. All'interno un altro salotto con divani e poltrone. Il ponte sole è lungo 18 metri, in gran parte coperti con un hard top. Vi hanno trovato posto aree conviviali, il bar e la vasca con l'idromassaggio. Sotto coperta 4 cabine matrimoniali, oppure con letti singoli. La comodità non cambia. Tutte hanno il bagno e la cabina armadio. Ma diamo uno sguardo alla residenza dell'armatore. Lo spazio è lusso e su uno yacht ha ancora maggiore valore rispetto a un'abitazione sulla terraferma. L'equipaggio è di 6 membri e questi sono gli ambienti di lavoro, la cucina, la lavanderia, la mensa e la timoneria. Il modello che abbiamo provato aveva due motori Caterpillar da 1470 cavalli, con cui ha raggiunto una velocità di 16 nodi. Quali caratteristiche devono possedere questi yacht? La stabilità è una delle più importanti e sul Navetta 42 l'hanno ottenuta anche grazie a due pinne stabilizzatrici che controllano il rollio sia in navigazione sia quando la barca è alla fonda, cioè ferma. Potrà sembrarvi strano, ma gli armatori di queste grandi costruzioni chiedono ai loro comandanti di trasferirle con andature di crociera economiche, cioè di risparmiare carburante durante gli spostamenti. Navetta 42 consuma circa 10 litri per ogni miglio di navigazione alla velocità di 10 nodi. Un'altra qualità è la silenziosità. Eh sì, perché in questa maniera potete navigare anche di notte e risvegliarvi ogni giorno in un posto diverso. Ma chi può permettersi queste imbarcazioni? Molti sono imprenditori, proprietari di aziende di successo internazionale. Alcuni dichiarano redditi di circa 1 milione di euro all'anno. Tra i costruttori di grandi yacht c'è anche un cantiere degli Emirati Arabi, Gulf Craft. Attualmente sta realizzando una nuova ammiraglia di 53 metri di lunghezza. Noi invece siamo saliti a bordo del Majesty 140 di 43 metri. Ha tre ponti più un ponte sole e si fa ammirare per le sue linee, ricche di simmetrie e per una grande quantità di finestrature che offrono una straordinaria visione da tutti gli ambienti interni. La ricerca di un intenso contatto con l'esterno è il leitmotiv di questa costruzione e ha portato tra l'altro alla realizzazione di una vasta beach area.
Sul ponte più alto ci sono gli arredi per godersi la vita all'aperto, una zona conversazione con divani attorno alla rosa dei venti, un tavolo da pranzo, il banco bar, la vasca con idromassaggio. Il ponte di comando, dove si trova la timoneria, ospita verso poppa l'appartamento dell'armatore. La suite è così grande che sembra ancora da arredare. Tutte le cabine armatoriali hanno una grande finestra affacciata sul mare per ogni lato, ma questa ne ha due su un lato e poi, come se non bastasse, un'altra area all'esterno, una terrazza privata. Il bagno è rivestito con onice di pregio. Sullo stesso ponte a prua c'è un'area con tre tavoli e tre divani. Il salone sul ponte principale si estende su una superficie di 55 metri quadrati e attorno al tavolo da pranzo ci sono 10 sedie. Alla cucina è unita una dinette di servizio, direttamente comunicante con la zona equipaggio di prua. Questi super yacht, anche quelli costruiti con stampi di vetroresina, come nel caso del Majesty 140, possono essere completamente trasformati negli interni, rivedendo non solo l'arredamento, ma anche il layout, la disposizione e la grandezza delle cabine. Sul ponte più basso ci sono 4 cabine matrimoniali, ma il totale è di 8 cabine perché dobbiamo aggiungere quella dell'armatore, che abbiamo visto prima, più una cabina matrimoniale dietro la timoneria e altre 2 matrimoniali sul ponte principale, verso prua. Insomma, è perfetta per il charter. Un super yacht ha bisogno anche di un equipaggio numeroso, 9 persone in questo caso, e una cucina tutta per loro. Il sistema di propulsione è composto da tradizionali linee d'asse e 2 motori MTU diesel da 2450 cavalli ciascuno. Vivendo su queste maestose navi ci si può godere il lusso e il tempo, non è il caso di correre. Per esempio, muovendosi lentamente a 5 nodi, il consumo è soltanto di 22 litri per ogni ora di navigazione. Riempiendo completamente i serbatoi, 44.500 litri, si può attraversare l'Atlantico e tornare indietro. La massima velocità è di 16 nodi a pieno carico, un paio di più in assetto leggero. E adesso Latona. Stiamo per mostrarvi un super yacht di 50 metri di lunghezza, diverso da tutti gli altri, negli interni. Questa costruzione rivela non solo l'opera ingegneristica del cantiere italiano CRN, ma anche la capacità di realizzare, con una maestria che credevamo perduta, interni di altri tempi. È stato progettato da CRN in collaborazione con lo studio Zuccon International Project e soprattutto con la partecipazione dell'armatore, che ha voluto che gli interni fossero come una sua ex residenza. Lo scafo è di acciaio e la sovrastruttura di alluminio, un classico per molte di queste costruzioni. Con 2 motori Caterpillar C32 da 1470 cavalli ciascuno, lo yacht può raggiungere la velocità massima di 16 nodi e un'andatura di crociera di 14 nodi. Nel pozzetto del ponte principale c'è una piscina con mosaico che riprende le sfumature turchesi dello scafo. Attraverso l'acqua la luce filtra nella beach area sottostante. Adiacenti ci sono la palestra, la hammam e il garage, anch'esso decorato con un mosaico. Sul ponte sole nebulizzatori di vapore acqueo nel cielino per rinfrescare l'ambiente, che è attrezzato tra l'altro con il barbecue, l'American bar e la jacuzzi. Sul ponte di comando si trovano la cabina e l'ufficio del comandante accanto alla timoneria. All'aperto una zona pranzo molto conviviale per tanti ospiti e una deliziosa zona per il tè. La musica deve aver ricoperto un ruolo importante nella vita di questa famiglia. Un pianoforte e un divano a forma di lira. Tutto l'arredamento rievoca lo stile mitteleuropeo degli anni 20. Non giudicatelo, potrebbe non piacervi, non essere del vostro gusto, ma immaginate e pensate l'abilità necessaria per riprodurre questi mobili, queste decorazioni.
Credo che lo studio del design dell'epoca, la ricerca dei materiali, la realizzazione di certi accessori che nessuno più produce da tanto tempo, richiedano capacità oggi rare. Sono riusciti a ricreare quell'atmosfera di sfarzo ed eleganza che solo poche residenze storiche sanno trasmetterci. L'armatore desiderava tutto questo e sono riusciti ad accontentarlo. Sulle pavimentazioni di tutti i ponti c'è un prezioso ricamo che ricorre a seconda degli ambienti, sui marmi, sulla moquette, nei corrimano curvilinei e anche nella scala a chiocciola che collega tre ponti, sostenuti da una colonna centrale di legno retroilluminata e rivestita con foglia d'argento. Le linee flessuose sono una costante stilistica presente ovunque, negli arredi e nei decori, tutti realizzati a mano. Le porte laccate hanno dei preziosi bassorilievi. La boiserie di Rovere ha decappature d'argento. Ciascuna è un pezzo unico, lavorato da artigiani abilissimi. Le lampade di vetro di Murano e metallo traggono ispirazione dalla natura, dai fiori, dalle foglie. Questo è lo stile Liberty. E anche i tessuti riprendono motivi floreali e lignei. Il salone del ponte principale è il luogo delle cene di gala. Il tavolo circolare è di noce, con decori d'argento, e attorno le sedie, ancora con motivi floreali. Alcuni accessori sono pezzi originali dell'epoca, come la preziosa lampada di Ginori. Stiamo per entrare nell'appartamento dell'armatore. Ecco la sua cabina, guardatela. All'ingresso un salotto con divano curvo. La suite è ricca di dettagli fatti a mano, come la testata del letto di noce e velluto, gli arredi sinuosi, la moquette bianca di lana e seta, le applique di vetro soffiato, le abat-jour d'epoca e poi un balcone privato sul mare. Non ho parole per descrivere la magnificenza del bagno. Sul ponte inferiore si trovano le quattro cabine ospiti, due a poppa matrimoniali con boiserie di tessuto, due doppie a prua, la prima per i più piccoli con un letto a castello e poi una scomparsa magari per la tata, la seconda con due letti scorrevoli che possono unirsi in un matrimoniale. Abbiamo visto 5 super yacht, lussuosissimi, bellissimi, originali. Sono residenze che, per sfarzo e dimostrazione di potere economico, potremmo paragonare alle regge di un tempo. E pensare che ci siamo limitati, ne esistono di ancora più grandi e più lussuosi, al punto che i proprietari degli yacht che abbiamo visto potrebbero provare invidia per chi ha più di loro. Assurdo, vero?